Allora, buonasera a tutti, iniziamo, vi ringrazio tutti per essere qui e in particolar modo ringrazio le persone che vengono da fuori Roma. E oggi siamo qui per ricordare Alda Merini che avrebbe compiuto 84 anni e sempre oggi in realtà si festeggia anche la giornata mondiale della poesia. Allora, alla mia sinistra c'è la dottoressa Maria Antonietta Di Corato, che fa parte dell'associazione familiare antistigma Alda Merini, poi la dottoressa Francesca Romana Mancino, vincitrice del premio di poesia nazionale Diana Nemorensis, e alla mia destra Lorenzo Masetti, che è vice direttore della rivista L'Eco del Nulla. Allora, io vorrei brevemente parlare e ricordare l'esordio di Alda Merini, perché anche se la poetessa ha avuto la fortuna di trovare subito degli intellettuali che si sono interessati a lei, il successo non è arrivato subito e, come vedremo da alcune lettere che vorrei leggervi, Alda Merini cercava in tutti i modi di diventare famosa per raggiungere molte persone e riscattarsi così anche dall'esperienza di dolore della sua vita. A 15 anni Alda Merini iniziò a scrivere poesie e cominciò anche a frequentare la casa di Giacinto Spagnoletti a Milano, dove si riunivano vari intellettuali, tra cui Manganelli. Nel 1950, quindi quando aveva ancora 19 anni, uscì con due poesie nell'antologia della poesia italiana curata da Spagnoletti, che copriva l'arco temporale dal 1909 al 1949. L'anno dopo fu pubblicata anche, per interesse di Eugenio Montale e Maria Luisa Spaziani, nel volume Poetesse del Novecento. Quindi, diciamo, ci fu subito interesse nei confronti di questa poetessa, ci fu molto presto, ma diciamo, Alda Merini puntava molto in alto, per cui tutto questo non le bastava. Beati coloro che hanno due fedi al dito, una quella degli sponsali e l'altra quella dell'arte. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando dei gemiti il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Bellissimo. Bellissimo. Sono qui per proporre un confronto fra Alda Merini e un poeta al quale lei si sentiva molto, molto legata, un affetto molto intimo, ovvero Tino Campana. Possiamo parlare di queste due figure soltanto se, cioè soltanto intorno alla figura di Orfeo. Orfeo è il personaggio, la figura che prima di tutti li accomuna subito. I Canti Orfici di Tino Campana e la prima raccolta di poesie di Alda Merini si intitola La presenza di Orfeo, per l'appunto pubblicata nel 1953 dall'editore Schwarz. E già questa è una chiarissima dichiarazione poetica. Fra i primi critici che la recensirono, come per esempio Carlo Petocchi, come per Paolo Pasolini, subito rilevarono in lei quello che Petocchi definì un rapito orfismo, cioè un'attenzione orfica molto profonda. E per Paolo Pasolini, in un articolo sul Paragone, una linea orfica la inseriva alla fine di un segmento di poeti considerati orfici, dopo peraltro Comi e Pierri. Ogni poeta laverà nella notte il suo pensiero, ne farà tante lettere imprecise che spedirà all'amato senza un nome. Ma non è stata la malattia mentale a determinare la poesia dell'Alda Merini, anche se la sua follia, la sua storia esistenziale si intreccia molto con la sua poetica. Se a voi non vi scoccio, vi leggerei brevemente questa prefazione perché credo che sia molto significativo di ciò che per lei è stato il manicomio. Allora, la prefazione Alda Merini è datata ottobre 98. L'idea di fare un libro è buona,
però non credo che sia risolutiva. Non è un esempio di vita, non è una vita da prendere a modello, è una vita monca. Cosa si può capire da queste vite? Io guarderei più al lato economico della cosa, al giovamento che hanno avuto lo Stato, le famiglie, alla faccia di quei poveracci che erano da ripagare. Nessuno ha il giudizio di condannare un altro, c'è anche nel Vangelo. Chi ti ha condannato? Va, io neanche ti condanno. Quasimodo dice, avidamente allargo la mia mano, dammi il dolore, cibo quotidiano. Il dolore è un grande ristoro per l'anima, se il dolore è vero, se è un dolore efficace, se è un dolore che ha un fine. Il dolore umano fa parte dell'umanità, però bisogna vedere come l'uomo vive il dolore, come lo sopporta, perché c'è anche un limite al dolore. Io farei più una cultura della gioia che del dolore. Il dolore è una cosa molto seria, molto dignitosa. Questa gente ha sofferto in manicomio, è stato un modo di vivere loro, di un'interiorità della vita molto difficile da spiegare. È stato un dolore, ma anche una grande dignità, secondo me. Per questo sono pagine dignitose, non spiegate bene, perché magari non è gente di molta cultura, però un paziente dice di avere la giacca color della castagna, quindi ripeto un ricordo gioioso dell'infanzia, quei pochi ricordi gioiosi. Io sono certa che nulla più soffocherà la mia rima. Il silenzio l'ho tenuto chiuso per anni nella gola come una trappola da sacrificio e quindi è venuto il momento di cantare un esequio al passato. Una mia poesia per Alda, quindi è un saluto, un ringraziamento, un'empatia e un modo per comunicare anche a voi un desiderio di vita, nonostante tutto. Camminando al buio su trami virtuali care alla poesia, ho incontrato anche te, Alda, con lo sguardo che dice, quando non hai capito, non fa niente, sai. Quel rossetto sempre rosso, a palesare il relativo che ha radici in cielo, dove l'assoluto è sparpagliato, libero come poeta e brama specchi densi. Inalo la tua lirica, e non ho più domande legittime in questo mondo. Vago illesa in un campo di steli sottili e corolle grandi. La gravità è al contrario, come la direzione del dolore in un animo poetico. E ricambio il tuo sorriso, complice di